anticipare le torture perpetrate a livello istituzionale in qualche modo dalle polizie fasciste e dai tedeschi negli ultimi, cioè nei due anni di guerra, negli ultimi due anni di guerra, non solo nel periodo della Repubblica Sociale, ma anche prima, cioè verso Roma, insomma, quando man mano che i tedeschi in ritirata passavano verso nord, arrivavano verso il nord. Ci sono, pone tante questioni in questo libro che poi penso che siano anche i correlatori che magari faranno, poi ci sarà naturalmente l'autore che parlerà. Solleva tante cose, come io ho notato, cioè tra le tante, che ha il merito di svelare in particolare due cose. Le violenze quasi sempre sessuali sulle donne partigiane, staffette, che sono state taciute per tantissimo tempo e che sono state stigmatizzate anche dalle stesse formazioni partigiane, dalle famiglie delle vittime, e quindi queste donne hanno subito una doppia violenza, quella subita appunto dagli stupratori e quella poi dello stigma sociale che è caduto su di loro. Il resto, lo stupro è considerato un atto contro la persona e non più contro la morale solo dalla ventina d'anni, quindi questo rifletteva anche lo spirito dell'epoca. E poi nell'ultimo capitolo non si nascondono le violenze che ci sono state e le torture da parte dei partigiani, casi sporadici ma che comunque ci sono stati nei confronti dei fascisti ormai sconfitti. Poi ci sono tantissime altre cose molto interessanti, cioè il capitolo dedicato a Pasolini e alle 120 giornate di Salò, che sembrava un'esagerazione probabilmente quando è uscito, ma che invece sembra proprio corrispondere ai documenti e a quello che è successo. Ricordo che anche questo, come tutti i libri di Franzinelli, è ampiamente documentato da cose inoppugnabili, perché c'è molto virgolettato, quindi non ci si può dire nulla. Accanto a me ci sono, oltre all'autore, c'è Marco Verdi, rappresentanza dell'Associazione Nazionale dei Partigiani Cristiani e il presidente provinciale dell'ANPI, professor Corata. È un libro che a me, io dopo un po' di lettura ho dovuto metterlo lì perché il livello d'angoscia cresceva, perché è un libro che è scritto, documentatissimo, solo l'accenno, se qualcuno di voi ha visto i film di Pasolini, Salò, 120, un'altra di Sodoma, ecco, adesso mi risulta da un'analisi precisa che fa che Pasolini riproduce, poi aggiunge qualcosa evidentemente diciamo specifico film, ma insomma sostanzialmente le torture erano quelle che venivano praticate. Quando siamo usciti, io mi ricordo da quel film di recente tutto restaurato, le persone che erano con me erano non tanto disgustate, cioè, è una fantasia paranoica, una fantasia malata, cioè giudizi di questo tipo, e lui invece ha descritto un po' la realtà di quello che è avvenuto, lui lo sapeva benissimo. E quindi è un libro duro, un libro difficile, lo stesso autore nella introduzione, poi in vari momenti, si pone questo problema, sia delle violenze alle donne, e altri momenti, è stato un periodo tremendo. La violenza si intensifica man mano, suscitando domande a ripetizione. La prima, se volete, metafisica, ma fino a un certo punto, ma fin dove può arrivare l'essere umano? Cioè, no? C'è in fondo anche donne, anche le donne tra le torturatrici, c'erano delle donne, fin dove può arrivare l'essere umano, cioè quali sono i meccanismi che scattano. Perché è vero in molti casi, come poi spiegherà bene l'autore, in molti casi la tortura era finalizzata ad avere informazioni. Non aggiungo molto rispetto alle parole provvidenti e pertinenti del professor Corada, che dimostra di aver letto il libro, cosa che noi ci accingiamo a fare. Libro che colpisce, io ho letto la presentazione, per la terribilità del titolo, Tortura. Ha una capacità di suggestione e di evocazione straordinaria nella sua, ripeto, terribilità. Un percorso di riflessione, di indagine storiografica non certamente consueto, che però fa capire una cosa: laddove la violenza
viene esercitata e istituzionalizzata, questa non ha limiti, non ha limiti rispetto all'abisso dell'orrore. Quando il percorso della disumanità arriva agli estremi confini del senso comune del vivere, le pagine più terribili e più sconvolgenti hanno titolo e hanno cittadinanza. Questo libro ne dimostra la verità storica. E quindi particolarmente opportuna la riflessione. Particolarmente opportuna la riflessione in questo tempo storico, dove questi temi non scaldano il cuore delle giovani generazioni, non scaldano il cuore, danno per scontato che tutto sia acquisito, che tutto sia dovuto. Non è così, non è così. E quindi una rilettura, una riappropriazione, un entrare dentro i confini di quella che indicava anche prima il professor Corrada, la verità della storia, se non si fa questo sforzo, se non si fa questo sforzo, che vuol dire storiografia onesta, vuol dire memoria giusta, vuol dire riappropriazione dei valori fondativi della nostra convivenza. La città di Cremona, alcune situazioni appunto sono qui ricordate, perché qui ci sono stati, c'è stato appunto un laboratorio di torture, ma vorrei dirvi perché mi sono occupato di un tema maledetto, un tema negletto. E ho cercato anche di capire perché sia stato trascurato, nonostante la sua importanza. Una delle cose più sconvolgenti che ho trovato è che la grande maggioranza dei fucilati, dei partigiani fucilati, delle staffette, prima di essere uccisi, furono torturati. Ed è una cosa che è pochissimo risaputa e qui è possibile risalire attraverso testimonianze d'epoca che poi via via sono state ricoperte, diciamo, da un oblio, anche perché, diciamolo pure, è doloroso ricordare questi aspetti. E l'argomento della tortura io non l'ho visto come un argomento, non posso dirvi, di tipo arcaico, perché a noi la tortura è una realtà presente nella società contemporanea, particolarmente laddove sono in corso guerre civili. Ma proprio mentre stavo chiudendo il libro, rimasi colpito da una dichiarazione del presidente statunitense Donald Trump, che disse: sospendo l'opportunità della tortura in certe situazioni, una tortura che è tortura di Stato. E in effetti ho ricostruito una tipologia di tortura e c'è la tortura di Stato, che è quella praticata dagli occupanti tedeschi e dalle varie polizie della Repubblica Sociale Italiana, che spesso agivano in modo semi-autonomo da Salò, più vincolate ai tedeschi che avevano il potere reale. E ho quindi ricostruito questa situazione di fucine, di officine della tortura, a volte in questure, in uffici politici investigativi, quindi tutte sedi istituzionali, e ho trovato anche in archivio una serie di verbali molto interessanti, perché che so di un partigiano, ad esempio, ricordo tre verbali, e si capisce, leggendoli con attenzione le domande e le risposte, che tra una seduta e l'altra c'erano state delle pressioni fortissime. E mi sono anche interrogato sulla questione dei tempi in cui uno parla, perché a volte cedere sotto tortura dopo tre giorni di prigionia era una cosa eroica, perché voleva dire nel frattempo consentire ai compagni della rete resistenziale di prendere le contromisure, cioè di abbandonare quelli che erano i nascondigli oramai bruciati. Ed ecco perché bisogna stare quindi attenti, evitare posizioni moralistiche sul genere appunto di chi parlò era un traditore. Io non auguro a nessuno, a partire da me stesso, di trovarsi in quelle situazioni, ma è un punto di domanda. Nessuno di noi credo sia in grado onestamente di dire io riuscirei a resistere. E entrano tante situazioni difficili da ponderare, ad esempio il ricatto nei confronti delle mogli, delle figlie minacciate sotto gli occhi del partigiano di violenze terribili. E quindi c'è questo aspetto, ci sono queste zone d'ombra forti soprattutto e figlie.
sconfitte per quanto riguarda la violenza esercitata sulle donne, coperte da un velo di riservo, dalla volontà di non dover subire poi, durante i processi contro il torturatore, una sorta di processo in pubblico, esponendo situazioni che erano state uno shock che poi accompagnerà per tutta la vita le vittime della tortura.